Noi stiamo incrementando come regione i livelli di tamponatura, tant'è vero che oggi è il record in assoluto mai toccato da 20 mesi dalla pandemia con 79.000 tamponi. Naturalmente vorremmo arrivare a 100.000 tamponi e ci adopereremo per questo, proprio perché il tracciamento è assolutamente importante. È evidente che io ai cittadini dico ci si vada a tamponare se si ha qualche sintomo, non semplicemente per sicurezza, come qualcuno mi ha detto. E contemporaneamente cercheremo anche, a mio giudizio, di eliminare quelle sacche di tamponatura per fatti occasionali o di divertimento. Noi dobbiamo chiaramente poi ridurre quell'appesantimento sul sistema delle tamponature che creano i Novax. Se voi pensate che sono 416.000 in Toscana i non vaccinati e che se solo il 10% va a fare il tampone tutti i giorni, significa più di 40.000 persone su quelle 100.000 che vi ho detto. Onestamente, per questo io sostengo qualsiasi intervento vada verso l'obbligo vaccinale, in primis quello che il governo intende fare dell'obbligo vaccinale per i lavoratori. Volevo dirvi che proprio mentre parlavate, è un fatto di telepatia, il messaggino della struttura commissariale, il generale Figliolo, mi ha comunicato che sono arrivati in questo momento 1.440 dosi di pillole Merkel al Maier e quindi ci sarà l'occasione magari domattina di andare lì per mostrare come le teniamo a livello simbolico, perché poi le diffonderemo e ora siamo organizzati per poterle diffondere, naturalmente raccogliendo quelle indicazioni per l'uso su cui da giorni ne abbiamo parlato con Simone Bezzini, con Federico Gelli, con cui useremo i criteri rigorosamente che ci dà di uso la struttura commissariale del generale. Grazie.